Moti degli anni 30. Allora, i moti degli anni 30 sono minori forse di quelli degli anni 20, ma molto più significativi. I moti degli anni 30 intanto partono da una nazione che ha mostrato nella storia che quando i moti partono da quella nazione raramente si fermano, ovvero partono dalla Francia, che era stata la protagonista in negativo, secondo il congresso di Vienna, del periodo rivoluzionario e napoleonico. Luigi XVIII ha cercato di regnare tenendo conto di bisogni borghesi, cioè ha cercato di non reprimere. Il suo posto viene preso da Carlo X, che grazie anche al ministro dell'interno Polignac fa tutta una serie di leggi, chiamate le ordinanze, che reprimono duramente i borghesi, contro la libertà di opinione, la libertà di stampa, la libertà di espressione e la libertà religiosa. E inoltre fa una legge di indennità nobili, ovvero le terre che sono state tolte durante la rivoluzione a nobili devono essere restituite dallo Stato attraverso un fondo economico. Questo vuol dire una pressione fiscale enorme nei confronti della borghesia. La reazione a queste ordinanze è potentissima e il 27, 28, 29 luglio del 1830 avremo le tre giornate gloriose in Francia che portano alla caduta di Carlo X. A far cadere Carlo X sono stati gruppi repubblicani, ma anche gruppi monarchici illuminati. Quindi la spinta che alcuni avevano di un ritorno alla Repubblica non piace a tutti e si trova una mediazione. Si mantiene una monarchia che rompe il principio del congresso di Vienna della legittimità dei sovrani. No? Perché il re viene eletto dal Parlamento e non sarà più re di Francia, ma re dei francesi. Questo re dei francesi eletto è Luigi Filippo d'Orléans. Una volta che è partito un moto, la Santa Alleanza sa benissimo che non si frena facilmente, non è intervenuta in Francia perché sarebbe stata una sprezza internazionale insostenibile, e allora Metternich fa in modo che sia lui a pilotare un moto, ovvero spinge il Belgio a dichiararsi indipendente dalla calvinista Olanda. Poi c'è un altro moto che invece è mal digerito da Metternich, il moto dei Ducati di Parma e di Modena nel 1831, dove Ciro Menotti e altri patrioti sollevano il popolo contro gli austriaci. Ciro Menotti verrà ucciso e questo moto verrà represso. Quindi moti significativi perché partono dalla Francia, con risultati anche buoni, perché in Europa ci sono due trasformazioni, quella della Francia e quella del Belgio. Si mette maggiormente in discussione il congresso di Vienna, ma quando il moto va a toccare l'Austria di Metternich, ovvero il moto dei Ducati di Parma e di Modena, Metternich riesce a trovare le risposte purtroppo giuste.